benvenuti nella mia vita. Come state? Meglio se lo spegniamo, cosa ne dite? Spero che abbiate passato una bella Pasqua. Io ho passato 3 giorni meravigliosi tra il mio compleanno e la Pasqua. Insomma, sono stati 3 giorni veramente impegnativi. Mi sto riprendendo solo adesso. Oggi è martedì, ma voi vedrete questo video di venerdì. Quindi mi sono già bella che ripresa. Già ho fatto mille video, mille storie. Anche perché ho iniziato anche a fare le live su Twitch, finalmente. Sono troppo felice. Farò le live dal lunedì pomeriggio. Dalle 3 alle 18:30 al giovedì, quindi poi venerdì, sabato e domenica invece mi dedicherò a YouTube e ad altre storie che sto facendo, altri lavori. Iscrivetevi al mio canale di Twitch che metterò qua sotto il link in descrizione. Oggi voglio fare una bellissima challenge con voi. Dovete sapere che ho fatto una festa di compleanno dove sono venuti non tutti i miei amici, perché sennò sarebbe stato, avremmo distrutto penso quel edificio, però tanti di voi sono venuti e io vi ringrazio veramente con tutto il cuore per aver reso questi giorni magnifici. Ci siamo divertiti un casino, mi avete fatto distrarre, mi avete dato veramente un sacco di amore e anche un sacco di bei regali che io non ho ancora aperto, raga. Cioè, sono stata talmente incasinata, cioè ho fatto talmente tante grigliate questi giorni che non ho avuto veramente il tempo di aprirli. E allora cosa ho pensato? Facciamo un bellissimo video per ringraziarvi, dove però faccio una challenge. Indovina il regalo di compleanno challenge. Ebbene sì, raga, io cercherò di indovinare il regalo da bendata. Poi cercherò anche di indovinare chi me l'ha fatto, perché non tutti mi hanno scritto il biglietto e quindi devo anche capire il carattere, la persona, chi me l'ha fatto. Insomma, sarà un macello, già lo so. Detto questo, dove sono i miei regali di compleanno, raga? Momento, 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 aspettate, guardate la magia. Sì, raga, forse così non ci siamo proprio, cioè, come cazzo, che... Oh, sono qui, raga! Sarebbe bello avere questo potere nella vita reale, come una strega che compaiono le cose, invece no. E forse è meglio se li mettiamo da un'altra parte. Ok, molto meglio, raga, molto molto meglio, adesso si sono messi a posto. Partiamo subito con questa challenge, però prima eliminerei le cose che ho già visto. Ok, vorrei ringraziare innanzitutto Vigmar per avermi regalato questo bellissimo portafoglio di Carpisa Lilla, mi piace tantissimo, è veramente figo, grazie mille. Poi vorrei ringraziare Dante, il mio fantastico parrucchiere di fiducia, che mi ha fatto questo look meraviglioso e che mi ha regalato questo olio essenziale profumato, buonissimo, tra mega buono, raga. È una profumazione per la nuova casa, quindi cioè, ovviamente per Vlad, perché puzza, quindi no, scherzo, il mio Vladino profuma sempre. Grazie Dante, ti voglio bene. Poi vorrei ringraziare Yvonne che mi ha mandato questo bellissimo regalo, questa bellissima lampada che io avevo messo nella lista dei desideri di Amazon e che ovviamente anche voi, se volete farmi dei pensierini, c'è tutto qua sotto, c'è il link. Grazie mille Yvonne, grazie, ti voglio bene. Altro regalo palese è questa bellissima cesta di fiori che mi ha fatto la mamma e il papà con questo bellissimo biglietto di auguri che ovviamente conteneva una fantastica mantra. Grazie mamma. Possono i tuoi desideri diventare realtà. Auguri con tanto amore da noi, mamma e papà. Grazie amori, grazie mille. Sono bellissimi, moriranno a breve, hanno detto, e durano una vita. Secondo me stanno già morendo, perché sono nelle mie mani, non per altro, però. E adesso, raga, partiamo a fare seriamente, quindi partiamo con la nostra challenge. Vado. Devo cercare di capire e indovinare che cos'è. Innanzitutto so già di chi è. E di Viola, grazie Viola. Credo, perché non sono tanto sicura di quello che dico. Quanto mi sembra è una sorta di tubetto. È un tubetto, sarà dentifricio? Non lo so, no. Penso che sia una crema, dai. Sarà una crema. Mamma mia, raga, si sente da qua l'odore. Wow. Buonissima. Non si apre? Raga, sicuro fa casino, no. Non si può aprire. Perché? Non si apre. La sto aprendo sbagliata. Aia, mi fa... Ai, non lo so. Come... Perché non si apre, raga? Non si apre. Ah, c'è la chiusura. C'è la chiusura. E ciao. Con la chiusura, ma dai, io voglio sentire l'odore. Porca miseria. Vabbè, è una crema corpo. Vediamo quante ne indovino, raga. Vediamo, scopriamo. 3, 2, 1. Wow.
Wow, scrub corpo è sfogliante. È uno scrub corpo, quindi non ho indovinato, raga. Già questo si vede, raga, non è che potevo indovinarlo. È una lampada da campeggio. Non so chi me l'abbia fatto, non ho la più pallida idea. Ma chi cazzo è che ci va in campeggio? Ma perché mettono sti cosi senza la presa? Io dico, ma metteteci una cavolo di presa, no? Benissimo, qua c'è un bel pacco grande. Vediamo un po'. C'è più di una cosa qua dentro, raga. Questo qua che cos'è? Cos'è? Sembra una giacchettina. Neco pelle. 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 Dall'odore si riconosce, raga. Che colore è? Potrebbe essere nera. Vediamo. 3, 2, 1. Bianca! L'ho indovinato! Ma che bella, non è la giacca, c'ha le maniche corte. Questa me la regala la Libera, mi sa. Che è la migliore amica della mamma. Credo, ma non sono tanto sicura. Proviamola subito. Ma che figa! Spacca di brutto. Com'è, raga? Ma è bellissima. È spettacolare, mi piace un botto. Per la nostra bella e dolce raga. Auguri. Bellissimo biglietto. Ah, mia zia. Questo piccolo pensiero è per ricordarti quanto sei importante per me. Auguri. Sei sempre nei nostri cuori, zia Margi. Grazie, zia. Ma sono il rec. Ok. Dal tatto. Vabbè, proviamo ad aprire. Vediamo. Dove ho messo la mano? Apriamo. Speriamo che non sia una cosa fragile. Cos'è? Cos'è? Ah, è dentro a un sacchetto. C'è un altro sacchetto, raga. Mio Dio. Ok. È un braccialetto. Molto particolare. Secondo me è tipo in corda ferro battuto. Una roba del genere. Perline. Color blu. Mi piacerebbe che fosse blu. Vediamo. 3, 2, 1. Ma va, ho indovinato, raga, ma che figo che è. Tac, e vai. Bello. Va bene, quindi siamo a un regalo indovinato. E adesso andiamo avanti. Scegliamo questo pacchettino qui, che c'è scritto acqua e sapore, quindi è un indizio. Proviamo a vedere se indoviniamo. Dovrebbe essere facile, acqua e sapore. Fanno la pubblicità 800 volte al giorno. Non ho capito perché, quanto hanno pagato per fare tutte quelle pubblicità. Questo no, raga, non devo indovinare chi me l'ha fatto, perché non ne ho la più pallida idea. Questo potrebbe avermelo fatto lo zicco Andrea. Non sai, non so. Ok, è una pochette. E dentro c'è qualcosa. Questo qua sarà l'accettino, la borsetta. No. Vabbè, allora, questo è... secondo me questo è un correttore e un lucida labbra. E questa è una pochette tipo beauty. E secondo me è azzurro. Vediamo. 3, 2, 1. Ma dai, invece è d'oro! D'oro con i glitter. Questo che cos'è? Viso e corpo, gold. Che figo, non ho indovinato un cavolo, raga, meraviglioso. Wow! Spettacolo, raga! E questo che cos'è? È un eyeliner. È d'oro anche questo. Ma va, invece di qua è, penso, nero o argentato. Sì, secondo me questo qua è di Carmen e Diana e Jessica. Grazie, raga, grazie! Prossimo regalo! Vediamo un po'. Dal tatto sembra una cosa morbida. Secondo me è un beauty. Il tessuto è strafico. È un beauty. Secondo me è bianca cangiante. Vediamo cosa c'è dentro. Secondo me è un bracciale. Wow. Secondo me questo è sul dorato. Vediamo. 3, 2, 1. Spettacolo, è indovinato! Ma è bellissimo. Cioè, è rosina. Dai, è rosina e nera. Cos'è che ho detto io? Bianco? Vabbè, questo non l'ho indovinato. Ma questo sì. Molto, molto figo. Non lo so chi me l'ha fatto questo. Porca miseria, chi me l'ha fatto? Prossimo regalo. Apriamo. Oh, ce n'è più di uno. Allora, c'è questo. Mamma mia, che cosa complicata, raga. Questo penso sia una maglietta tipo top. Colore secondo me è bianca. Perché sono in fissa con questo bianco, non lo so. E poi qua delle collanizze. Questa potrebbe avermelo fatto l'Elisabetta con i bimbi Aurora e Samu. Guardiamo, 3, 2, 1. Oddio. Yeah, non
indovinato un cavolo. Questi li ho indovinati, questi mi piacciono un casino. Ma che fighi, voi non li vedete? Ok, adesso li vedete. Belli, belli, mi piacciono. Ah, ma c'era un'altra cosa anche, ma va. Una gonna. Avete preso la taglia? Ecco, la M, quindi stanno già bellissima. Forse me l'ha fatta Elisabetta, quindi ringrazio Elisabetta. Però non ne sono tanto sicura, quindi vabbè. Diamo tutti lo stesso. È pesante. Questa potrebbe essere una crema corpo. E questo potrebbero essere dei balsami. Un balsamo e uno shampoo. E chi me l'ha fatto? Fabietto, Fabietto e la Miki. Può essere. 3, 2, 1, vediamo che cosa sono. Mamma. Baby scrub. E questo body cream concentrifuga di melagrana e ribs. Anche questo, stessa cosa. Ma come? Ah, questo è lo scrub. E questo, ma no raga, ma siete fantastici. Adoro, perché tutte queste cose mi serviranno tantissimo. Grazie, adoro, adoro. Prossimo regalo, qua c'è il bigliettino. E tra l'altro mi ricordo che l'ho infilato io dentro. Così ho detto, almeno mi ricordo, cioè vedo chi è. Ovviamente non mi ricordo un cavolo. Allora, qua c'è una cosa così. Questa è un'altra crema corpo. Ma c'è attaccato qualcosa che non capisco. Ah, una catena tipo. Ah, questo secondo me è lo stile di Tesori d'Oriente, raga. Ah, ce la faccio. Perché? Non ce la faccio neanche, probabilmente se ci vedo. Dai, apriamo, vediamo. Non lo so, raga, non lo so. 3, 2, 1. Ah, indoviniamo chi me l'ha fatto. Nano Acquolina. Ah, ho indovinato, raga. Tesori d'Oriente. Ma che bella che è questa confezione. Che cos'è? Doccia crema aromatica. Chi me l'ha fatta? Auguri dal Nanetto. Ho indovinato, sì. Anche se spesso è rosso, mi vuole bene. Ma che carino. Grazie, Nano. Grazie mille. Grazie, grazie, grazie. Ti voglio bene. Ma va, è un profumo. Spettacolo. A parte che bella che è la boccetta. Vediamo se hai indovinato i miei gusti. Mega buono, mi piace un botto. Bene, altro regalo. E già intuisco che cos'è e chi è che me l'ha regalato. Queste sono 3 bottiglie di sidro. Il sidro si fa dalle mele ed è un alcolico stra particolare, stra buono, diffusissimo a London. E me l'ha regalato la mia Ele. Io e la Ele andavamo al liceo insieme, quindi ci conosciamo da un botto di tempo. E loro hanno aperto adesso questa attività, questa produzione di sidro. E quindi se voi avete un locale, avete un ristorante dalle parti di Roma, Milano, volete provarlo, si chiama Elena Lamp, la troverete su Instagram. Vado su Instagram in direct e vi risponderanno. Questi sono 3 gusti. Questo è limone e zenzero, raga. Questo mi sa che è quello naturale, proprio sidro, sidro naturale. Lava Lamp con ibisco ed un pizzico di abanero per accendere il gusto. Ma va. Grazie raga, grazie mille, grazie. Bene, ultimo regalo. Ma qui ho letto sul pacchettino di chi sono. È di Yuri, Jessica, Diana e Carmen. Grazie mille raga. E allora, i regali che mi avete fatto prima sono di qualcun altro. Non ho indovinato un cavolo. Non lo so, cioè era troppa gente raga. Eravamo in 25. Cioè come faccio ad indovinare, dai su. Mica, scrivete dei bigliettini così lo so, no? Vediamo e proviamo a indovinare. Sì, una scatola. Che cos'è? Una collana? È una collana particolare. Una luce? È una luce collana? Una collana luce? E questa è un'altra scatola? Non lo so, cavolo. Questo è complicato. No, questa qua è la tazza a forma di obiettivo di macchina fotografica che avevo messo sulla lista dei desideri. Allora questo potrebbe essere il collare per Snoop fluorescente. Vediamo se ho indovinato. 3, 2, 1. Ma vai, indovinato! Grazie, ma che figa! È una tazza dove tu metti il caffè, dato che sono sempre di corsa, come gli americani. Prendo il caffè, me lo porto in macchina e me lo bevo mentre faccio tutti gli sbatti. E con questo posso chiuderlo e non sprechiamo plastica. Bellissimo il collare, non vedo l'ora di usarlo. È fighissimo, no, magari intermittenza non glielo mettiamo, glielo mettiamo fisso così. No, vabbè, farò degli Instagram dove vi farò vedere. Gli ovetti che ci ha regalato la mamma di Vlad, Sabina, grazie mille. Abbiamo finito! Wow, wow, wow!
E per ultimi, non meno importanti, devo ringraziare il mio amore Vladi che mi ha regalato una serata indimenticabile, molto romantica, alle Terme di Milano. E poi devo ringraziare Leo e il Tano che mi hanno regalato la torta, bellissima e buonissima quella cavolo di torta, pensavo avanzasse, invece se la sono sparucchiata tutta. Grazie mille raga, vi amo. Vi amo tantissimo con tutto il cuore, grazie mille ancora. Se volete farmi altri pensierini, c'è qua sotto la lista dei desideri di Amazon. Vi amo, vi aspetto con un altro video su YouTube venerdì alle 14.30 e tutti i giorni da lunedì al giovedì su Twitch, sul mio canale Twitch, dalle 15 alle 18.30. Ciao raga, grazie ancora!